Buongiorno ragazzi e ragazze, siamo qui per testare il CD32 che è arrivato dall'Inghilterra. Adesso proveremo a accenderlo. Allora, il proprietario diceva che faceva un difetto video, ecco, come vedete è partito, fa anche lo spinning del CD, ecco. Ecco, come vedete, video audio vanno e vengono. Ecco fatto. Adesso proviamo un attimo a vedere se effettivamente carica qualcosa. Il proprietario diceva che comunque il CD funzionava. Oh, sta girando. Come vedete, si è acceso anche il LED, la spia. Il caricamento per ora è tutto. Sto cercando di caricare Little Devil. Come vedete, ci dica, è comparso per un attimo qualcosa. Eh sì, anche col CD, però l'ha caricato, l'ha caricato, ma purtroppo come vedete va e viene. Adesso sta girando perché sta riproducendo le tracce audio. Va bene, quindi a questo punto potremmo fare una bella cosa, se riusciamo a collegarlo. Guardate, di là prendo il tutto. Scusatemi, va. Provo a portarlo collegandolo al monitor 1960 con l'adattatore. Anche se qua diciamo che è un po' più complicata la cosa. Vediamo un po'. Adesso mettiamo il video sul cavalletto di modo che è più agevole, si spera. Ecco fatto. Vediamo. Allora, a questo punto potremmo fare un test. Potremmo fare un test. Chiaramente il CD32 non ha l'uscita video, però abbiamo la possibilità. Spero che funzioni, di collegare il riser dell'altro CD32. Ok. Adesso vi farò vedere. Ok, scusatemi. Ecco qua, come vedete il riser ha l'uscita RGB e si collega nell'espansione del CD32. È un tentativo, per vedere se l'RGB va, se è un problema dell'uscita del composito oppure è proprio, diciamo, morto. Ecco qua, abbiate pazienza. Ok.
scolleghiamo il RGB e proviamo a accendere il CD32. Come vedete, sta facendo lo spinning. Ah, ottimo. Ecco, l'unica cosa che ovviamente... Ah, guardate, guardate che va benissimo sull'uscita RGB. Adesso va bene, non purtroppo. Allora, attacchiamo anche l'audio. Ah, così funziona. Sì, più o meno. L'audio sparisce lo stesso. Ah, ok. Come vedete, carica. Quindi diciamo il lettore CD va molto bene, ecco. Adesso ok, non mi fa acquistare niente perché non ho abbastanza monete. Al passo pesante il nostro amico. Thank you.
qua sono già andato e non c'era un bel tubo. Cosa è successo? Mi sono preso la scossa. Ah, è molto divertente. Oh. Oh, le mele, va bene. Comunque, sì, mi sto divertendo a giocare, vero? Diciamo che lo scopo era quello di testare il CD32. Ho visto che ha un difetto sull'uscita video composito, che probabilmente collegandola al monitor, caricandola, dà anche problemi all'audio. Se collego il riser con l'RGB invece funziona. Comunque niente, recupererò il gruppo laser, lo monterò sul mio CD32, così. Si è addormentato, si è stufato a sentirmi parlare. Va bene, buona serata a tutti.